L'autismo, una patologia che nel comprensorio trapanese coinvolge circa 200 famiglie che lamentano di non essere adeguatamente supportate dalle istituzioni, è un disturbo dello sviluppo neurobiologico che impedisce a chi ne è affetto di interagire in maniera adeguata con le persone e con l'ambiente. Il disturbo si manifesta con un'ampia gamma e livelli di gravità. Esiste una infinita configurazione di autismi. Permangono comunque delle tipicità. Tutti coloro che ne sono affetti presentano tipiche difficoltà in tre aree, la cosiddetta triade autistica. 1. Alterazione e compromissione delle qualità dell'interazione sociale. 2. Alterazione e compromissione della qualità della comunicazione. 3. Modelli di comportamento e interessi limitati, stereotipati e ripetitivi. È un incontro per parlare appunto delle famiglie che sono completamente abbandonate. Che sul territorio trapanese, è giusto che si sappia, non esiste nessuna assistenza, soprattutto per gli adulti. Anche a livello ospedaliero abbiamo delle grossissime difficoltà e proprio questo incontro serve a mettere in rilevanza e denunciare tutti questi disservizi che esistono nel territorio. Voglio ringraziare appunto per questa opportunità oggi che mi hanno dato le donne socialiste di Valderice, così posso esternare appunto i nostri bisogni, i bisogni di tutte le famiglie. Cosa chiedete poi in sostanza per aiutarvi quantomeno a curare meglio i vostri ragazzi? Innanzitutto chiediamo che la famiglia sia supportata sin dall'inizio della diagnosi, innanzitutto, da quando si viene a sapere che dentro hai un figlio autistico. Dopo giustamente avviene tutta una serie, un processo dove è carente in tutto praticamente. Sì, abbiamo il centro per la diagnosi precoce che prende i bimbetti piccoli e poi ci sono i vari servizi territoriali dove fanno ambulatorio i ragazzi, come per esempio la Fondazione Auxilium, l'AIAS, ecco, dove i bambini vanno a fare terapie, ma anche questo è poco per i nostri figli. Quello che chiediamo è che ci sia un lavoro più complesso e più mirato su ogni nostro bambino. E poi la carenza per quanto riguarda gli adulti, che sono completamente abbandonati alle famiglie.